Buongiorno, per Notizie d'Abruzzo siamo a Fossa Cesia con l'assessore alla cultura Maria Vittoria Tozzi, responsabile del gruppo di lavoro sul turismo di Azione Politica. Bene, innanzitutto partiamo da Fossa Cesia. Le novità che ci sono state in questo anno? Sì, allora innanzitutto ovviamente parlando rimaniamo nell'ambito del turismo. Per un altro anno consecutivo abbiamo riottenuto un riconoscimento importantissimo che è quello della bandiera blu. E in più siamo stati premiati tra l'altro pochissimi giorni fa per l'importante progetto realizzato quest'estate, ovvero la spiaggia per tutti, quindi in particolare è stato coinvolto l'assessorato alle politiche sociali ed è stato un importantissimo riconoscimento e apprezzato molto soprattutto da tutti coloro che fino all'anno scorso avevano serie difficoltà per poter accedere poi direttamente alla spiaggia. Inoltre ricordiamo anche che Fossa Cesia è anche città dell'olio, città del vino e in particolare proprio domenica scorsa si è svolta la prima camminata nazionale, proprio la camminata tra gli ulivi, ed è stata anche molto partecipata, quindi siamo stati molto contenti, in particolare il consigliere delegato all'agricoltura che si è occupato di tutto, molto contento. Quindi diciamo che a livello turistico stiamo cercando di impegnarci il più possibile e ovviamente è chiaro che essendo anche rappresentante del gruppo di Azione Politica è ovvio che anche questo gruppo politico si impegna in vari settori, in particolare il turismo, con questi gruppi di lavoro, tant'è che si sta cercando di sviluppare diversi temi e ci sono proprio degli esperti che lavorano in questi gruppi di lavoro per cercare intanto di analizzare il problema, ma quantomeno poi anche di trovare la soluzione da proporre a chi insomma di dovere, che ci dovrà aiutare poi a risolvere i problemi. Fossa Cesia è la cittadina più importante della costa dei Trabocchi, ha lavorato molto per questa idea e soprattutto si è aperta anche a nuove prospettive come la spiaggia libera a tutti. Di cosa si tratta? Allora, dicevamo, abbiamo un po' anticipato prima, è stata realizzata quest'estate dopo comunque un lavoro durato circa un anno, perché ovviamente c'è stata una progettazione e a tal proposito ringraziamo anche i privati che hanno collaborato per la realizzazione, se ne è occupati in particolare oltre al sindaco di Giuseppe Antonio, l'assessore alle politiche sociali Mariangela Galante. Praticamente è stato scelto un tratto del lungomare che è sembrato il più idoneo per poter essere adibito alla spiaggia per tutti, sono state inserite delle strutture e è stata realizzata una passerella che ovviamente permette adesso a tutti i disabili di poter accedere con molta più facilità e quindi arrivare direttamente sulla spiaggia e quindi direttamente in acqua. E ovviamente quest'estate, una volta che il progetto poi è stato realizzato, abbiamo avuto molti volontari che ci hanno aiutato, sempre coordinati dall'assessorato alle politiche sociali, e abbiamo ricevuto comunque molti complimenti, anche perché siamo forse, se non la prima, uno dei pochissimi comuni ad aver realizzato questo progetto, quindi siamo molto entusiasti e infatti siamo stati anche premiati proprio pochissimi giorni fa per questo progetto, quindi è stato veramente un grande passo avanti, sempre nell'ottica del turismo accessibile che è fondamentale come tema da sviluppare. Lei è anche responsabile del gruppo di lavoro del turismo di Azione Politica, sì. La nuova formazione politica regionale promossa dall'imprenditore Gianluca Zelli. Sì. Ecco, di che cosa si tratta Azione Politica e del gruppo di lavoro? Sì, innanzitutto Azione Politica nasce come gruppo politico frutto di un lavoro già iniziato da circa un anno per varie vicissitudini, poi si è arrivato a costituirlo e a definirlo con questa espressione appunto Azione Politica. Il nostro coordinatore, come dicevamo, è Gianluca Zelli. Perché sono nati questi gruppi di lavoro? Azione Politica, oltre ad essere un gruppo politico, è formato da persone che hanno voglia di non solo di affrontare i problemi ma anche di risolverli. Per risolvere i problemi bisogna studiarli, bisogna capire di che cosa si sta parlando e poi agire concretamente. E i gruppi di lavoro servono proprio a questo. Sono formati da esperti, io ovviamente parlo del mio in particolare ma ce ne sono anche altri. Nel caso del turismo è formato da esperti o come me da amministratori che comunque in un modo o nell'altro hanno a che fare con questo tema e che lo vivono quotidianamente con le problematiche che si vivono in ogni comune. Cercano di capire come affrontare i problemi e poi esporli alla regione o all'ente predisposto per la risoluzione di quel tipo di problema. Quindi questo forse è l'aspetto che differenzia Azione Politica da
dagli altri gruppi, studiare, lo studio che è necessario, non possiamo solo fare spot e parlare senza avere poi una proposta o comunque una possibile soluzione da proporre, quindi è questo che ci caratterizza e ci contraddistingue. Ecco, a proposito di turismo, parliamo di Fossa Cesia anche in un ambito regionale, quali sono i punti dolenti o le cose da migliorare? Allora, diciamo che io partirei dall'osservazione che purtroppo in Abruzzo in generale noi non valorizziamo quello che abbiamo, manca sicuramente, possiamo definirla una cabina di regia dall'alto che ci dia una mano e ci permetta di valorizzare quello che abbiamo. Per il nostro territorio sicuramente il problema che rimane più sentito è sempre il problema delle strade, anche perché non solo la strada in quanto tale, ma anche proprio come discorso di collegamenti, cioè una mobilità molto più semplice tra la stazione, il litorale, il paese, quindi si riscontrano problematiche anche sotto questo punto di vista. Ovviamente risolvere il problema delle strade significa risolvere un problema importante, perché il turista che viene magari guarda le foto delle località, guarda la foto dell'abbazia, si aspetta di trovare un territorio in un certo modo, magari arriva e poi si rende conto che non è tutto come quello che vede magari su internet, che sappiamo essere il biglietto da visita ormai fondamentale per tutti. Quindi risolvere questi problemi che sono poi i più semplici senza andare troppo in generale ci porterebbe molto vantaggio. Tra l'altro sappiamo che c'è stata anche una delibera del Consiglio regionale dell'anno scorso, la 539 se non erro, per cui i fondi sono stati allocati, quindi stiamo solo aspettando che arrivino e cercare poi di utilizzarli nel miglior modo possibile per iniziare a risolvere questi problemi. Bene, ringraziamo Maria Vittoria Tozzi, assessore alla cultura al comune di Fossa Cesia. Siamo con alle spalle l'abbazia di San Giovanni in Venere, i cui rintocchi naturalmente hanno accompagnato le ultime riflessioni di Maria Vittoria. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto.